Allora, abbiamo un mercato dell'Internet of Things in Italia che cresce molto bene nel 2017, arriva a toccare quota 3,7 miliardi di euro in crescita del 32% rispetto al 2016. Quindi è un mercato rilevante, è un mercato in cui osserviamo due principali trend rilevanti. Il primo riguarda il mondo dei servizi, quindi la progressiva servitizzazione e quindi nuovi modelli di business che vengono realizzati dalle imprese e che prevedono la sostituzione o l'affiancamento di oggetti connessi con nuovi servizi smart che quindi possono essere venduti anche a sé stanti. L'altro tema molto rilevante riguarda la progressiva estensione dell'offerta delle imprese che non offrono più solo hardware, solo software, solo connettività, ma che integrano sempre più componenti per estendere la propria offerta in una logica end-to-end. Tra gli ambiti diciamo più rilevanti in questo mercato troviamo sicuramente tutto il tema della smart car, dell'autoconnessa che cresce del 47% e arriva a toccare quota 800 milioni di euro. Al suo interno abbiamo tante possibilità di connessione, dal box assicurativo all'auto nativamente connessa che esce quindi già connessa dalla fabbrica, e abbiamo una normativa, quella dell'eCall, che è entrata in vigore a partire dallo scorso 31 marzo, che è molto, molto rilevante in questo segmento. E poi un altro tema altrettanto innovativo e di valore è il tema dello smart metering. Lo smart metering è smart asset management. Qui abbiamo il tema del contatori gas, quindi contatori gas sempre più telegestiti e telecontrollati da remoto in ambito residenziale e industriale, e il tema dei contatori elettrici di seconda generazione, il cui rollout, la cui messa in servizio è partita a inizio 2017 e prevediamo l'installazione di ulteriori 5,5 milioni di contatori elettrici nel corso del 2018.